Qualche mese fa ho giocato per la primissima volta ad Undertale completamente in blind. Non sapevo veramente nulla del gioco e tutto mi sarei aspettato tranne che un'avventura così intricata e sentimentale. La run che ho realizzato è stata a mia insaputa una neutral, uccidendo quindi qualche personaggio e risparmiandone qualcun altro. Riuscite ad indovinare chi ho salvato e chi invece ho brutalmente ucciso? All'inizio del gioco chiamiamo il nostro personaggio demone e precipitiamo nel mondo dei mostri. E subito facciamo i primi strani incontri. Hello! Porca puttana, mi sono spaventato in maniera terribile. I'm Flowey, Flowey the Flower. Qualcuno deve insegnarti come le cose funzionano qua. Ok, lui mi spiega come le cose funzionano, va bene. Ok, vedo quel cuore. È la mia anima. La tua anima inizia essendo debole, ma puoi farla diventare, ok, più forte. What's a level for? Ah, love, of course. Pensavo livello, ma invece amore, va bene. If you want some love, don't you? Sure, yeah. Non so se è simpatico e... cioè, non so se è fin troppo amichevole e con secondi fini oppure se è semplicemente un fiore simpatico. Sono pronto? Move around. As many as you can. Devo prenderli? Hey, buddy. Ah, ok. Devo prenderli, va bene. Ok, no, è solo... In this world... It's kill or be killed. Ma anche per un fiorellino. Ma dai. Muori. No, 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 no. No, 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 dai, 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 dai. Fammi schivare. Fammi schivare. Devo sopravvivere il più possibile. Sono sopravvissuto. Esco. Ok. Perché c'è Miltank? Ah, no, è Toriel. Scherzavo. Caretaker of the Ruins. Quella che si prende cura delle rovine. Sono il primo umano a essere qua da tanto tempo. Ok, ok, ok. Lei è veramente buona? Non è come lo stupido fiore di prima? Lei è buona veramente? Toriel ci fa da guida tra le rovine e ci spiega come risolvere i puzzle che incontreremo e come sopravvivere nel mondo dei mostri. This is the puzzle, but... Questo è il puzzle, ma... Devo darle la mano. Perché qualcosa mi dice che non dovrei fidarmi? No, ok, ok, no, lei sembra buona. Ho fatto molto bene finora. My child, ok. Non ti espandere troppo, zia. Ok, devo camminare fino in fondo della stanza da solo. Perché dovrebbe essere un problema? Grazie per esserti fidato di me. Non c'è problema. È pericoloso esplorare. Ok. Qualcosa mi dice che dovrò comunque esplorare da solo. Intanto salviamo. Dopo aver superato qualche altro puzzle e aver tirato sul morale di un fantasma triste, visito un po' la casa di Toriel, raccogliendo tra le altre cose qualche oggetto utile per curarmi, per poi percorrere un corridoio buio nel quale non sarei dovuto entrare. Sì, qua c'è la via d'uscita che porta al resto del sottoterra. Vuole distruggerle, nessuno potrà così scappare più. Ok, ogni umano che cade qua incontra lo stesso destino, l'ho visto troppe volte. Loro arrivano, loro vanno via, loro muoiono. Asgore? Asgore non so cosa voglio dire. Non so se è una parola vera in inglese. Loro ti uccideranno. Io odio queste cose, ve lo giuro! Perché, boh, tanto si può rigiocare sempre, dai. Andiamo. Facciamo i bambini ribelli. Non voglio combattere la mucchina, ragazzi. Sei esattamente come gli altri. C'è solamente una soluzione. Ah, ok. Ok. Non è che mi vuole fermare perché è stronza. Vuole che io provi me stessa contro di lei. Toriel blocca la strada. Ciao, Toriel. Cacchio. Ok, fa tanto male. Devo un attimo imparare come schivarla. Ha 80 di HP, quindi mi servono un bel po' di hit per farla fuori. Un bel po' di hit. Se mangio la caramella dovrei recuperare solo 10 di vita. Uffa. E questo l'ho schivato. Very nice. Dai che la facciamo fuori, ragazzi. Così, andiamo fino all'angolino e schiviamo. Easy. Bam! Ah, più in centro? Forza, Michele. Spero che non muoia, però, se la facciamo fuori. Perché sta comunque ancora, nonostante tutto, cercando di proteggerci. Non so se curarmi o provare ancora a farla fuori. Ti prego, dimmi che non muore. Sei più forte di quanto pensassi. Se vai oltre questa porta... Continua a camminare più che puoi. Non fai sì che Asgore non prenda la tua anima. No, non morire, zia, ti prego. Il mio cuore di pietra e il mio cervello rincoglionito mi hanno fatto spegnere la buon'anima di Toriel. Subito dopo, in una foresta invernale, inizia il secondo atto, dove incontro per la prima volta i migliori personaggi del gioco. È Sans! Lo riconosco! È lo scheletro! È l'unica cosa che so di questo gioco! Girati e scuoti la mia mano.
Ok, è simpatico. Sans già lo adoro. Il suo compito è essere in guardia per gli umani. Cioè, dover controllare se ci sono umani. Ma sai, non mi frega molto di catturare nessuno. Ok. Papyrus, il suo fratello. Lui è un fanatico di cacciatori umani, ok. No, non voglio andarci verso di lui se vuole cacciare gli umani. Ciao, Papyrus. You know what's up, brother. Se un umano passasse di qua, deve essere quello che cattura un umano. Diventi più pigro ogni giorno che passa. I've gotten a ton of work done today. As a skeleton. Dopo aver affrontato un sacco di mostri stranissimi, risolto i puzzle idioti di Papyrus ed aver sprecato buone 10 minuti di stream a cercare la soluzione di questo odioso cruciverba, veramente mi stai dicendo che in tutto questo tempo ho cercato di risolvere una cosa che non vuol dire assolutamente niente? Si avvicinano a me due tizi incappucciati e la prossima battaglia importante ha inizio. If you are a smell, identify your smells. Here's that weird smell. It makes me want to eliminate. Eliminate you. Ok, no, scherzavo, sono... Doji? Accarezziamoli. No, non posso accarezzarli. Pose off, you smelly human. Numero 2, Nuzzle Champs 88. Stanno riconoscendo l'odore, ma che ridere. Perché solo dal mio odore capiscono cosa sono. Cupid Dogami. Ok, ora posso accarezzarlo. Posso sperarli adesso. Va bene, facciamolo. Grazie, strano cucciolo. Prego. Hello, chi c'è qua? A Snowpuff. Surprisingly, it's a Snowpuff. Snowpuff? Behold, a Snowpuff! C'è un cane qua. Che carino! Che... Ok! It's the greater dog. Ha un braccialetto con la faccia del cane. Ha una lancia con la faccia del cane. La musica è molto simpatica. The greater dog is sneaking affection. Is seeking affection, ok. Quindi posso accarezzarlo perché sta cercando affetto. Quindi ora se ci gioco... Ma la palla di neve si distrugge per se la lancio al cane. It splats on the ground. Infatti, immaginavo. The dog picks up all the snow in the area and brings it to you. The greater dog is too tired to play. E allora, uccidiamolo. Sei troppo stanco per giocare. Dici di no, Ricky? Non dovremmo uccidere il Greater Dog? E ora possiamo risparmiarlo, vedete? Ora possiamo risparmiarlo perché l'abbiamo danneggiato. Sì, ma non guadagno esperienza così. Uffo, che carino che scherzavo. Meno male che l'ho ucciso. Oh, mi ha leccato il nasino. Dopo gli ultimi patetici puzzle di Papyrus e Sans, entriamo finalmente nella città innevata di Snowdin e iniziamo a visitarla per un po'. The lady over there, something about her disturbs me. Ti credo, sta portando a passo un topo? Passa molto poco tempo, però, prima di trovarmi improvvisamente davanti a Papyrus, che è pronta ad iniziare una vera e propria battaglia con me. Human, allow me to tell you about some complex feelings. Worry not, you shall be lonely no longer. I, the great Papyrus, will be your... Friend. No, this is all wrong. Non posso essere il tuo amico. Tu sei un umano. Dovrei catturarti io, giustamente. Ah no, quindi veramente è una battaglia contro di lui. Allora... Possiamo decidere di ucciderlo, possiamo decidere di provare a salvarlo. Non sarà facile, secondo me, salvarlo. Allora, cosa possiamo fare? Flirt insult. Se lo insulto, secondo me a lui piace. Però proviamo a... I can make spaghetti, I have zero redeeming qualities. No, posso fare gli spaghetti. Dobbiamo... Abbiamo un appuntamento. Let's say it later. Ok, quindi non va bene più il flirting. Si prova ad attaccarlo. Sir, serious. You are blue now. Ma come? That's my attack. Oh. Ok. You are blue now. E se io lo insulto? Va bene, allora lo sconfigo e basta. Vaffanbrodo, Papyrus, ti ammazzo. Piano, non muoviamoci. Inizia a essere più difficile la situazione. Buono questo. 55, let's go. Ok. Sta provando tanto a sembrare figo. E ti rispetto, Papyrus, perciò. Dai che va giù. Ancora due colpi e va giù. Il suo attacco speciale, oh no. Poi, secondo me, perché io... Siccome ho risparmiato i cani di prima, secondo me ora mi stanno aiutando nella battaglia. Questo è un attacco normale. Effettivamente è molto normale. Cos'è?
Cosa sta succedendo? Ma perché? Well, it's clear you can't defeat me. Sì, 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 sto tremando come una foglia. Lo ammazzo o lo risparmio? Mi sta simpatico. I can't even stop someone as weak as you. Poverino. Let's be friends with a loser. No, no, siamo amici, dai, dai, dai. Sono... voglio essere amico di Papyrus, mi piace. Mi ha insegnato molto umano, grazie. And I'll give you directions to the surface. Continue forward until you reach the end of the cover. Then, when you reach the capital, cross the barrier, ok? Qualsiasi cosa può entrare, ma niente può uscire. A parte qualcuno con un'anima potente. Va bene. Come me. Oh! Nella diretta successiva, lo scheletrone spilungone ci fa visitare la sua casa, riempiendo come sempre i dialoghi di battutine e freddure. Tra noi due c'è però un po' di attrazione sentimentale e iniziamo un vero e proprio appuntamento con lui. È una battaglia. Siamo qui nel nostro appuntamento. Ha un libro per gli appuntamenti. Umano, io, il grande Papyrus... voglio fare un appuntamento con te. Va bene. Wow! Indossa dei vestiti speciali sotto i suoi vestiti regolari. Ok. Oh, wow! Cool dude. Bellissimo. A genuine compliment. Il mio potere sta andando alle stelle, ragazzi. Devo trovare il tuo segreto. E dov'è il tuo segreto? Nel cappellino, allora. Il tuo cappello? Il tuo cappello? Il mio cappello? What? Sì, adoro la tua cucina. Assolutamente, Papyrus. Aumenta, 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 aumenta. Yes! Andato addirittura oltre. Io voglio essere felice. Oh no, è il momento che lui esprima i suoi sentimenti. Dillo. Dillo. Is it hot in here or is it just me? I'm sorry. No, dai! Mi ha distrutto. Dopo un'ultima chiacchierata in bar con Sans, iniziamo l'avventura nella nuova area di gioco. E subito compare nell'oscurità una figura molto losca. Undyne. Sono qua per il rapporto giornaliero. Ah sì, è vero che ha chiamato uno perché c'era un umano, ovvero io. L'ho combattuto valorosamente, ok. Se l'ho catturato? Insomma... Ah, vuole prendersi l'anima dell'umano, ovvero di me. Da solo, Undyne, questo qua. Mi difende, Papyrus? Oh no, poverino, adesso mi dispiace. Non volevo fare rumore. Oh, fuck. Non mi lanciare la lancia? Grazie. The War of Humans and Monsters? La guerra tra umani e mostri? La loro debolezza e ironicamente la potenza della loro anima? In che senso? Ah, il potere... ok, il potere dell'anima degli umani, la potenza dell'anima degli umani gli permette di resistere anche fuori dal corpo umano dopo la morte. Interessante. Se un mostro sconfigge un umano... possono prendergli l'anima. Morale della favola, non devo farmi rubare l'anima. Aiuto! Ah! Mi sembra molto il percorso, cioè l'escape sequence contro Mother. Curati, curati, curati. Non posso aprire l'inventario. Madonna, se fa paura questo, eh? Oh, Cristo. Meno male. Siamo per ora sopravvissuti ad Undyne, ma il percorso nella caverna oscura non è ancora finito. Incontriamo prima di tutto un polipone gigante che sembra molto amichevole. Cos'è sta roba? Onion Sun? It's the end of this room. I'll see you around. Have a good time. In Waterfall... Non devo ammazzarti? Ok. A quanto pare no. Poi ci mettiamo a suonare un pianoforte? First try, signori. It's a legendary artifact. Will you take it? Ovviamente sì. You're carrying too many dogs. No, non farlo!
E poi accompagniamo per un po' questo esserino giallo che è un fan sfegatato di Undyne. Subito però la guardia reale ci attacca di nuovo e ci fa precipitare in un dirupo dove faremo un incontro un po' strano. Oh. Ok, no. Scherzavo. Cos'è sta roba? Piles of garbage, ok. Ok, la spazzatura mi riempie di determinazione, ovviamente. Ormai qualsiasi roba mi riempie di determinazione. Seems like a regular training dummy. Sì. Ho ucciso il dummy. E ora il dummy si risveglia. No, no, no! Fool, you think you can hurt me? I am the ghost that lives inside a dummy. Non volevo, non volevo! Mad dummy blocks the way. E ammazziamolo. I'm still incorporeal, you dummy. Ok. Vabbè, non sembrano i tuoi attacchi granché da schivare, però. Ah, ok, devo colpire con i suoi stessi attacchi. Ok, chiaro, 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 chiaro. Possiamo ancora parlargli? No, ok, non ancora. Difesa, sì. Qua. E me lo colpiscono tutte. Nice. Hey, guys. What? Remember how I said not to shoot at me? Well, failures. No, tutti i manichini sono rimpiazzati, ma no. Holy. Difficilissimo. Ok, l'ho colpito però. Ok, l'ho colpito ancora. Morirà prima o poi, sto bastardo? I don't need friends. M'ho fatto tutto solo. I've got knives. What? Dai, mira qua. Dopo solo un coltello ho finito i coltelli. Va fuori dallo schermo. Acid rain? Pioggia acida? Come? Ma che cazzo? No! Te ho già visto. L'avevo già visto lui. Proseguiamo quindi ancora un po', incontrando nuovi fantasmini che ci invitano a casa loro e partecipando ad una gara di lumache. Sì! Sì! Let's go! Woohoo! Dopo aver lasciato il villaggio, però, ci troviamo finalmente e ufficialmente faccia a faccia con Undyne. 7 human souls and King Asgore will become a god. 6? That's how many we have collected us. Veramente? I shall tell you the tragic tale of our people. Va bene. È l'intro del gioco questo, zio. No, you know what? Screw it, ok. Let's go. Come on. You. Che faccia brutta che ha. You're standing in the way of everybody's hopes and dreams. Sei in mezzo ai sogni e alle speranze di ognuno. In realtà tutti quelli che ho conosciuto ora vogliono essere miei amici, quindi non credo che stia dicendo il vero, caro Undyne. Your time's up, villain. Yeah, I'll show you how to... Dai, muoviti! Ammazzami! Vieni qua, che ti ammazzo io. Here I come. Vieni. What? Perché mi ha trasformato in un cuore verde? Unguard. As long as you're green, you can't escape. Ok. Unless you learn to face danger head on. Fa una suplex a un intero macigno solo perché può. Va bene. Vabbè. Che brutto questo attacco che ho fatto io. Fa piano piano. Oddio, 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 oddio. Con calma. Mi hanno un attimo preso dal panico. Buono, buoni danni. Ok, nessun umano è mai riuscito a sopravvivere contro Asgore, ok. Stop being so damn resilient. Ah, la sto facendo innervosire, eh. Secondo me, il trucco per non ucciderla è farla innervosire abbastanza. Questa l'ho predetta. Mamma mia, ragazzi. 82. Bel danno questo. Cacchio, 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 difficile. Ah, piano. 97. Non sarei sconfitta? Mi sa di sì. Poia. Con un critico. This is where it ends. Goodbye. No? C'è la seconda fase, non pensavo. I won't die. Alphys, Asgore, Papyrus. Everyone is counting on me to protect them. No, zio, Papyrus è dalla mia parte adesso. Sta pian piano scomparendo? Non lo so. Non voglio ancora colpirla, voglio vedere cosa succede. Sta anche rallentando i suoi attacchi. Sì, pian piano diventa sempre più debole. Però, non so cosa succede se l'attacco. Ok, non si arrende uguale. Arrenditi. Non ce la fai più. I won't give up. Arrenditi, zia! Mi fa sentire una caccola però, eh.
Non ancora. Non morirò ancora. Invece sì. Ciao zia. Non è morta? Scherzavo. Livello 9. Ehi, aumentato il livello. Let's go. Dopo aver spento anche la povera anima di Undyne, ci approcciamo ad una delle ultime aree di gioco, le Hotlands, dove ci sono due guardie che non mi fanno proseguire verso l'alto. Sulla destra, però, troviamo un misterioso laboratorio. Paurosa sta cosa. Non posso interagire con niente perché è troppo scuro per qualsiasi cosa. Chi mi appare davanti? My God. I didn't expect you to show up so soon. Tranquilla, draghetta, mi sei già simpatica. No, a te non ti uccido. Se dovessi sfidarti, a te non ti uccido. I'm Dr. Alphys. I'm Asgore's Royal Scientist. Quindi è il scienziato reale del re. Mi ha osservato tutto il tempo. Interessante. Ah, conosci una via dritta per il castello di Asgore. Ok, vai. Qual è il problema? Oh, ovviamente, devo sfidare sto Metaton, mo. Ha costruito questo robot per essere un robot di intrattenimento. Ma, sono sicuro che c'è un ma. Recentemente l'ho deciso di renderlo più utile, con qualche aggiustamento. Anti-human, ovviamente. Ok, sono sicuro. Allora, lei ha fatto un errore nel cercare di togliere le feature anti-umano. E le ha duplicate, le ha aumentate. Mi piace che è una domanda. Now he's an unstoppable killing machine with a thirst for human blood? Sì, ho sentito qualcosa, sì. È questo robot di cui parli, per caso? Chi è questo? Oh wow, ok, il robot di intrattenimento, ma con la voglia di uccidere gli umani. Diventiamo quindi concorrenti del game show di Metaton e dovremo prima di tutto rispondere a delle domande, di cui alcune veramente impossibili. To trains train A, train B, simultaneously depart station A, station B, station A. Ok. Sì, questa. Fuck. È innamorata di me, che carina! Poi ci aspettano un paio di percorsi ed ostacoli, con salti e laser colorati. Ed infine prendiamo parte ad una stranissima gara di cucina. Welcome, beauties, to the Underground's Premier Cooking Show. Latte, zucchero e uova. We've got all of the ingredients we need to bake the cake. Milk, sugar, eggs. Sì. Ah, ecco. Sangue. No, un'anima umana, cacchio, c'ero quasi. Ok, una sostituzione invece che la mia anima. Ovviamente. Tutto mi sarei aspettato tranne che un giochino alla Galaga. What? And reached, let's go! Proseguiamo per il nostro percorso, ma ci raggiungono di corsa le due guardie di prima. Tuttavia, decidiamo prontamente di ucciderle senza troppi pensieri. Goodbye. Metaton però ritorna in tutta la sua cacciaraggine, prima costringendoci a disinnescare una bomba in un tempo risicato e poi facendoci riaffrontare il puzzle colorato di Papyrus. Sono bloccato qua, raga, mi sa. Dopo un veloce appuntamento con Sans, nel quale ci racconta la sua storia, proseguiamo e grazie all'aiuto di Alphys ci avviciniamo sempre di più al castello del re. Prima di raggiungerlo, però, ci aspetta l'ultimo confronto con Metaton. There you are, darling. Non pensavo ci fossi ancora tu. The old program has been cancelled, but we got a finale that will drive you wild on our new show, Attack of the Killer Robot. Lui ha detto che Huxley, Rick Huxley, Never gonna give you up. Mi ha reso tutto più facile in modo che io dopo la dovessi ringraziare e che lei risultasse l'eroina. E che proverà a fermare anche questa battaglia. Ma lui dice che lei non è una buona persona. Non posso neanche colpirlo. Sono debole. Se continuo, Asgore mi prenderà l'anima. E con la mia anima, Asgore distruggerà l'umanità. Ah, se io prendo la tua anima, posso fermare il piano di Asgore. Però mi dà fastidio che sia un po' troppo self-centered lui. Sinceramente sì, io ammazzerei Metaton. If you flip my switch, that can only mean one thing. You're desperate for the premiere of my new body. Oh fuck. Non pensavo sta cosa. Oh, wow. Non vedo perché non dovrei ammazzarlo. Despite being hurt, you pose dramatically, the audience applause. Ok, quindi devo anche avere a me l'approvazione della folla.
Ok, a quanto pare la gente piaceva il Glam Burger. Mi fa molto piacere sta cosa. Voglio di nuovo vedere se riescono a non essere colpito. No, difficilissimo. Nice. Ragazzi, i miei rating stanno salendo. Nice, 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 ragazzi. Ah, devo raggiungere la linea gialla, ora ho capito. Non so come sto facendo a sopravvivere, ve lo giuro. Ora sono a più rating di lui. Look at these ratings. This is the most viewers I've ever had. In a few moments, I'll run out of battery power. Qualcosa mi dice che era molto attaccata anche quel robot. Sto per incontrare Asgore. Devo essere abbastanza emozionato. Ti ho mentito? Su cosa? Quindi non posso semplicemente attraversare la barriera. Ok, serve un'anima di un mostro e l'anima di un umano. You'll have to kill Asgore. Toccherà farlo, ragazzi. Dove mi sta portando? Sono nel castello. Ma l'ho già sentita sta OST. New home? What? Ma è la stessa casa della mucca iniziale. King size bed. Che ridere. Una volta sbloccato il lucchetto ed entrato nel corridoio sotterraneo, tutti i mostri del gioco compaiono e mi raccontano la storia di Asgore, Toriel e del loro figlio scomparso. Arrivo così all'ultima parte del castello. You're going to be free. Non saprei. Last corridor. Ma quando sfido Sans io? Ora. Quindi ce l'ho fatta. In pochi momenti incontrerai il re. Ora sarai giudicato. Sarai giudicato per ogni azione. Per ogni esperienza che ho guadagnato. It's an acronym. It stands for execution points. Oh, fuck. Potevo non uccidere così tanta gente. Anche love è un acronym, ok? Level of violence, addirittura. It's time to begin your judgment. Have you really done the right thing? Ogni tanto. What will you do now? Take a moment to think about this. Non so se uccidere Sans o no, sinceramente. Ho ucciso già tanta gente. Truthfully, it doesn't really matter what you said. All that's important is that you were honest with yourself. Più o meno. Quello che succede ora lo lascio decidere a te. Quindi non mi sfida Sans. Dopo essere stati risparmiati da Sans, incontriamo per la prima volta Re Asgore. Ciao Asgore. Fatti vedere. Ah, è un capro anche lui, va bene. Sono io Asgore, sì. Vorrei dire così tanto, vuoi una tazza di tè? Ma sai com'è. You know what we must do. Credo di sì. When you're ready, come into the next room. Quindi lui è in pace con se stesso sul fatto di dovermi affrontare e potenzialmente uccidere. Affrontiamo il re a cui abbiamo ucciso la regina, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo. Cioè, non ho niente per curarmi, ma vabbè, andiamo. Pronto. Gli manca solo la settima anima. E il mio è il cuore rosso. You're filled with determination. La determinazione è palpabile, ragazzi. Addio. Ok. Ora so che non posso risparmiare Asgore. Non credo di potergli parlare. Parliamogli però. Madonna quanta vita che ha, ragazzi, impossibile. Basta imparare i suoi attacchi, ce la facciamo. Queste sono come le lacrime di Hush, molto facili da schivare. Ah, è quasi a metà vita, ma io sono quasi morto, invece. Cosa succede se muoio? Sapete che non lo so. Ah, devo essere più in centro, forza. È la prima volta che muoio. No. Invece sto per morire. Merda! Merda, merda, merda. Merda, merda! Ok. Dai, andiamo a prenderci qualcosa per curarci, dai. E un paio di questi. Bene. Dai. Dobbiamo ora impegnarci. Ora non usiamo neanche gli oggetti. Ce li abbiamo e mi rende più sicuro, ma non mi serviranno, state a vedere. Non è vero. Ok, buono questo danno. Fermo, bene, meno male. È peggio di Hush, più o meno. È diverso, dai. È molto diverso, diciamo così.
Buono, 226. No! Ancora due colpi, tre colpi, forse tre. Due o tre colpi va giù, ragazzi. What? Ricordo il giorno dopo che è morto mio figlio, il futuro è stato preso ancora una volta dagli umani. Ho dichiarato guerra. Usavo le loro anime per diventare divino e liberarci da questa prigione. Tua moglie non ti ha mai più visto, è andata via, non ti ha mai più visto. Non voglio potere. Non voglio far male a nessuno. Volevo solo avere speranza. Per favore, questa guerra è andata avanti troppo a lungo. Hai il potere. Prendi la mia anima e abbandona questo posto. Posso ucciderlo e prendere la sua anima, abbandonare abbandonare tutto, oppure risparmiarlo. No, lo uccido. E ha sorriso mentre l'ho ucciso. È quello che voleva. E dopo aver finalmente sconfitto Asgore, ci approcciamo al finale del gioco. Ma cosa? Che succede? No, fermo, fermo! Oh, il mio file! Fermo! No, no, aspetta! No! Ebbene sì, non solo quel figlio di buona donna di Flowey fa crashare il gioco. A quanto pare è in grado anche di completamente corrompere la registrazione della battaglia finale contro di lui. Sappiate solo che dopo un paio di morti inevitabili sono riuscito a sconfiggere quello proprio nel quale si era trasformato. E ho deciso, senza pensarci due volte, di porre fine alla sua misera esistenza. Mi dispiace per il finale, forse poco soddisfacente, ma devo dire che Undertale mi è veramente piaciuto un sacco. Come ho detto all'inizio del video, mi aspettavo un gioco completamente diverso, ma dopo tutto è stata una piacevole sorpresa. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Qui Demone Blu, passo e chiudo.